Stato. Numero 12, Madison Di Gloria, squalificato. Numero 3, Omar O.M., squalificato. Numero 5, Odette Di Tecla, squalificato. Purtroppo problemi tecnici per quanto riguarda la cronaca. Vediamo al comando il numero 11 Papalla con Andrea Farolfi, che ha preso un ottimo lancio in questa corsa sul doppio chilometro TQQ in corda prodigio con il numero 2, e all'esterno scorgiamo il numero 7 Osiri Teron, cavalli che vanno sulla penultima curva. Davanti è Papalla che conduce il ritmo con Andrea Farolfi, che ha anche qualche problema per contenere l'estro della figlia di Varenne, che tira un pochino, anzi direi tira veramente molto, e sta a spalle indietro davanti alle tribune. In schiena Prodigio, che già è chiamato dal suo interprete Basile, e a largo vediamo Ostrojet mentre ha sbagliato, non vediamo la giubba gialla di Roberto Andreghetti, e si posiziona alla corda Pedro Almodovar, presumo, perché purtroppo stiamo facendo cronaca da studio e non riusciamo a intravedere bene i numeri, e quindi vediamo che davanti continua Papalla e con in schiena, esatto, proprio Pedro che sta tenendo la scia, e in corda anche il numero 7 Osiri Teron, e dalla terza posizione spunta Naragas e prova sull'ultima curva ad attaccare Alessio Vannucci, il battistrada. Andrea Farolfi insediola a Papalla, ci riesce, sembra liquidarsene Pedro e passare al comando sulla dirittura d'arrivo di Padova, e si va a staccare proprio Pedro con Alessio Vannucci insediolo. 9,72 la quota, numero 14. Per quanto riguarda compacca sul posteriore al cavallo vincitore, veramente una bella vittoria per questo figlio di Ganimede. Possiamo andarci a rivedere il rallenti per le piazze, perché probabilmente ancora mantiene la miglior piazza la numero 11 il numero 7 Osiri Teron. Logicamente abbiamo le immagini con i numeri poco decifrabili anche per la pioggia caduta abbondantemente sull'ippodromo del Breda. Numero 14 al primo posto, su questo non ci piove. Per il secondo posto vediamo spuntare un numero, purtroppo non riesco a decifrarlo perché non si vede, e poi il numero 11 al terzo posto, Andrea Farolfi, e poi altri due cavalli che purtroppo non abbiamo in visione. Io